Nicola Gazio, ideatore di questa manifestazione Cariati in Arte, che arriva alla terza edizione, una manifestazione molto conosciuta. Tanti sono stati partecipanti nelle scorse edizioni, dobbiamo dire con molto successo. Quest'anno vi riproponete. Qual è il tema che avete assegnato ai partecipanti? Ma il tema negli anni è sempre lo stesso perché noi puntiamo a valorizzare il centro storico, quindi le prospettive, gli scorci di questo stupendo borgo antico. In ordine all'ideazione, diciamo che c'è concorso di più persone, iniziamo con un'associazione così tanto per giocare un po' e poi in effetti si è rivelata una manifestazione molto apprezzata. Diciamo che il papà, perché ha avuto lungimiranza di questa cosa qui, è stato l'assessore, all'epoca l'assessore Perri. Questo è frutto di un impegno di più persone con l'amico Genesio Ciccopiedi ed è una manifestazione che praticamente vuole sposare anche quello che è l'esigenza umana, ovvero la solidarietà. Noi l'anno scorso abbiamo potuto, grazie ai quadri che abbiamo dato alle persone, abbiamo raccolto un po', una somma di 500 euro e l'abbiamo devoluta all'AIRC. Questo in sintesi, Cariati in Arte, vuole essere una promozione del borgo antico di Cariati, una promozione degli artisti. Sappiamo che ci sono altri partecipanti, ma che in realtà non sono qui presenti, ma anche loro partecipano a distanza. Certo, parlavamo di solidarietà, inclusione sociale. Partecipa anche un'aliquota di detenuti, quindi il concorso ha una sezione riservata a quelle persone che la libertà l'hanno persa e attraverso l'arte la possono recuperare. Questi sono stati forniti di tele e di fotografie, essendo loro che non possono venire qui nel centro storico e quindi riprodurranno attraverso l'immagine il nostro centro storico, appunto, e diciamo che sono lavori qualitativamente alti, ma quello che a noi importa è farli sentire questa comunità reclusa, che comunque è sempre cittadino, perché noi vogliamo valorizzare assolutamente la persona, integrati a quello che è un contesto territoriale, perché riteniamo che il cittadino, anche se detenuto, rimane comunque con una dignità da valorizzare. Grande, bella ed onorevole iniziativa. Noi vi seguiremo in questo vostro percorso dall'inizio sino alla fase finale. Buon lavoro, Nicola. Grazie, noi ringraziamo la tua testata web così come tutti coloro i quali ci hanno supportato in questi anni e continuano ancora a supportarci. Abbiamo anche il sindaco di Cariati, ma nella veste di partecipante a questa manifestazione. Purtroppo no, potrei anche partecipare volendo, insomma, una qualche perizia, anche se non di altissimo grado, Avete doti nel artistiche anche in disegno, questo artistica è senso? una parola grossa, però insomma mi arrangio nel disegno, non mi sono mai cimentato nella pittura per la verità. Il senso di questa manifestazione? E il senso di questa manifestazione è innanzitutto quello di una valorizzazione del centro storico che in questi giorni si riempie nei suoi vicoli di artisti. Più o meno dilettanti professionisti che appunto ritraggono i punti più caratteristici o comunque i punti che li colpiscono di più, ecco, del centro storico. Questa manifestazione contiene però anche diciamo un significato di solidarietà verso persone più sfortunate. In particolare verso i detenuti. All'interno della manifestazione c'è una sezione particolare che è a loro dedicata e peraltro diciamo, è una manifestazione che è arrivata alla terza edizione e credo che si stia consolidando e si stia ponendo all'attenzione del territorio. L'anno scorso abbiamo avuto la partecipazione delle istituzioni, diciamo, oltre che quelle politiche, devo ricordare la partecipazione di Monsignor Santo Marcianoi, dello stesso direttore CAR del penitenziario di Rossano.
Noi vogliamo in un certo senso metterci in dialogo non soltanto con i cittadini, con i nostri graditi ospiti, ma ci vogliamo mettere appunto in dialogo e in confronto con tutte le istituzioni, comprese quelle ecclesiali, e proprio perché riteniamo che da un'azione comune e condivisa possano venire sicuramente migliori frutti per tutti, per le nostre comunità. Ecco, Sindaco, noi ci teniamo a mettere in evidenza questa vostra particolare attenzione e sensibilità come amministrazione appunto nei confronti di queste persone. Li coinvolgete in queste che sono manifestazioni artistiche, ma soprattutto li coinvolgete anche in attività lavorative? Sì, da anni ormai il nostro comune indirizza verso questa fascia, diciamo, di persone anche interventi di natura socio-assistenziale, mirati naturalmente ad una reintegrazione, diciamo così, ad un percorso, ecco, reintegrativo nella comunità. L'artista e il papà soprattutto l'artista. Qua abbiamo la giovane concorrente, ti stai preparando, ancora non hai iniziato? Ancora no. Bene, allora ci vediamo dopo. Sì, ciao. Ciao. Abbiamo qua un altro concorrente, professore Leonardo Montesanto, salve. Ma lei si è messo qui all'ombra di questa secolare quercia per stare al fresco o perché ritiene che ci sia una panoramica vincente? Un po' tutte e due, guarda, amante come della natura, come me, forse. E poi soprattutto il paesaggio. Cariate da questo punto di vista, forse esprime un po' tutto la sua bellezza. Il mare, vediamo, il torrino degli Spirelli, quindi stiamo riprendendo più che altro, diciamo, la facciata Cariati, Palazzo Municipale, la cupola, la facciata sud di Cariati, quella cattedrale, palazzo, c'è il campanile, no, la cupola, Torrione degli Spinelli, Palazzo Municipale, bene, buon lavoro professore, grazie. Abbiamo qua un altro giovane artista che si prepara, come ti chiami? Vincenzo? Mazzucca. Vincenzo, ti stai preparando il tuo lavoro che si ispirerà a che cosa? Cosa rappresenti precisamente? Cupola e il campanile. Ah, la cupola e il campanile visti da questa prospettiva di Largo Roma. Hai un accompagnatore a cui certamente non manca, non manca la conoscenza della pittura. Vincenzo, buon lavoro, la tela ancora è bianca, ci vediamo quando sarà magari in uno stato più avanzato. Grazie. Ciao. Qua abbiamo il giovanotto, come si chiama? Gabriele. Anche tu sei un partecipante? Sì. Il signore che è qua vicino? Luigi, il papà, anche lui partecipante. Salve Luigi, cosa stai per rappresentare? La cupola col campanile, in particolare, con gli smalti. Con gli smalti. A olio. A olio, la tecnica? Tecnica mista. Tecnica mista, bene, la tela la vediamo ancora? Sì, ho preparato il fondo. Sembra bianca, in realtà hai fatto un fondo particolare. Particolare, sì, a rilievo un po'. Ecco, poi lo vedremo quando sarà un pochettino più visibile, certo. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro anche a te. Grazie. Abbiamo qua uno degli ultimi concorrenti, speriamo ce ne sia un altro. Da dove vieni? Mirto Crosier. Il tuo nome? Luigi Mazziotti. Come mai hai deciso di partecipare a questa manifestazione? Perché mi sembrava un'ottima maniera per mettermi alla prova, anche per partecipare a un concorso così bello come il Calabria. Particolare. Bene, allora non ti rubiamo altro tempo, buon lavoro, poi abbiamo modo di vederci dopo. Ciao. Grazie. Ciao. Come ti chiami? Stefano. Stefano, da dove vieni? Vengo da Rosa, un paese Genecosè. Cosa stai riprendendo? È una scorcia di Cariati. Ah, questo è il campanile. Una parte in
praticare della cattedrale. Bene, questa è come la stai vedendo tu e questa è come la vediamo noi. Usi qualche tecnica particolare o una tua tecnica nel disegnare? No, la tecnica del disegno. Ah, così come ti viene. Bene, allora poi lo vedremo quando sarà finito. Ciao, arrivederci. Signora, cosa sta riproducendo? Allora, io l'ho preso dal... come si chiama, che ce lo mette? Dall'acquedotto. Però come ne sono finito, c'è un po' caldo. Quindi avete creato lo schizzo e adesso... ho fatto il disegno e poi penso... Ah, ok, questo è cariato superiore, visto? Visto da... da dietro, sì, dalla parte oltre l'acquedotto, sì. Sopra, non lo so, di fronte al cimitero. Lei usa qualche tecnica personale nel dipingere o qualche tecnica ben precisa? No, no, uso un autodidatta. Era già stata accariata altre volte? No, l'anno scorso siamo state tutte e tre però. Come trova il nostro paese? Che bello. Da riprodurre poi... È bello, è pulito, anzi veramente l'anno scorso. Si presta a questo tipo d'arte il nostro paese, quindi l'architettura va bene proprio per essere riprodotta. Buon lavoro, signora. Bella iniziativa, perché però speriamo che continui. Certo, questa è la terza edizione, speriamo. Quindi vuol dire che quando ci sarà la quarta riavremo di nuovo anche lei. Speriamo. Certo, buon lavoro, signora. Ciao, abbiamo qua un'altra concorrente, come ti chiami? Imma. Imma, cosa stai rappresentando? Questo viale. Il viale, sei rivolta verso il mare, però preferisci riprendere questo scorcio di Cariati Centro. E dimmi, usi qualche tecnica particolare nel realizzare le tue creazioni artistiche? Ti salutiamo, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Oh. Siamo venuti a trovarti. A che punto sei? Di vedere che stai riproducendo uno scorcio di questa parte di Cariati rivolta verso il mare. Ci vuoi descrivere un pochettino la tecnica che usi nel dipingere? Molto naturale, non segue una tecnica. Diciamo che è un misto di quello che magari ho acquisito nella mia esperienza, una vera e propria tecnica, magari è un bello, tutto bello. Gli scorci di Cariati si prestano per questo tipo di lavoro. Conoscevi Cariati?
troviamo qua il signor Luigi, ma stamattina l'avevamo visto vicino alla cattedrale. Infatti, però c'era troppo sole. Adesso qua si trova, ecco, località Ponte, che sta colorando in pratica uno scorcio della cattedrale. Luigi, ci vuoi dire che tecnica usi? Olio su una base di smalto. Bene, ti lasciamo completare l'opera perché poi avremo modo di valutarla quando sarà finita. E qua abbiamo questa bella ragazza che è la figlia di Luigi, quindi tutti artisti in famiglia. Anche tu stai riproducendo lo scorcio della cattedrale. Ecco, questa però è vista dal posto in cui ci troviamo. Ecco, diamo precisamente l'idea ai nostri amici di quello che sta riproducendo la ragazza. A che punto ti trovi? Siamo a buon punto? Sì, quasi alla fine. Va bene, vi lasciamo lavorare. Grazie. A dopo, arrivederci. La cugina. Salve signora. Ah, dai. Va, siete già al lavoro? Sì. A che Però punto siete? Sì, diciamo che ancora ci vuole. Sto facendo un po' i colori un po' più vivaci, qualcosa di più. Rispetto a qualcosa di mio, sì. Allora, più questa è più realistico. Diciamo, è una parte vista da dietro di Carinati Superiore, come la vede la signora, e questa. Più o meno, beh, la veduta, le case sono quelle, non me ne ho mangiato. Ah no, assolutamente. Fin dove sono arrivata? Era bello fare tutto lo scorcio, ma più piccolino no, ci voleva una tela lunga e stretta. Qualche tecnica particolare per l'esecuzione? No, questo è olio su tela, ma io a volte poi magari non ci lo mettete so. Un po' di personale? Sì, qualcosa, qualche linea di fuga tipo con da dove venite? Con il nero, con la da Crostia. È la prima volta che partecipate a questa manifestazione? La seconda. La seconda? Sì. Come avete saputo, diciamo, di questa manifestazione? No, abbiamo visto al un bar, sì, la locandina. Ah, quindi. Sì, abbiamo visto la locandina a un bar, quindi a Crosia e a Crosia l'abbiamo visto. Come trovate questa iniziativa? Bellissimo, magari non organizzassero a Crosia, ma sono anni che non ne fanno più. Vabbè, certamente. Cariati comunque sicuramente è più organizzato, vabbè, è bello anche come centro storico di più grande, c'è di più. Va bene, grazie, vi lasciamo lavorare, buon grazie. Lavoro, poi grazie. Ci vedremo alla fine allora. Ok. La manifestazione va avanti, a che punto siete? Siamo alla fase intermedia, c'è l'esposizione itinerante per il corso, per via, per la sede San Leonardo. Quindi adesso li lasciate esposti questi quadri? Sì, li lasciamo esposti fino a domenica, fino a sabato, cos'è, 20. Poi la giuria selezionerà i quadri vigenti. Se qualcuno li vede e li vuole comprare può già. Possiamo fare le prenotazioni, ma quanto riguarda il prezzo ancora non abbiamo stabilito nulla perché sarà sempre la giuria a stabilire la quotazione, diciamo, di mercato. Prego, continuate pure a lavorare. Colgo l'occasione per ringraziare il dirigente delle scuole medie che ha avuto la sensibilità di farci adoperare i cavalletti che sono del laboratorio di pittura delle scuole, quindi è una manifestazione che riesce con la collaborazione di più enti privati. Qui colgo anche l'occasione per ringraziare i magnifici commercianti di Creati Sopra che raccoglieranno ogni sera le tele e li costituiscono nel loro esercizio commerciale per poi al mattino esporli nuovamente nelle postazioni individuali.
Cariati in Arte 2011. Noi detenuti della casa di reclusione di Rossano, partecipanti al concorso di pittura Cariati in Arte organizzato dall'associazione Vivi il Centro Storico, siamo grati che sia stata data la possibilità di partecipare per la seconda volta consecutiva a tale importante evento benefico. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di vedere e riprodurre dal vivo le bellezze naturali della vostra cittadina. Nonostante ciò, siamo convinti che in ogni tela non ci sia solo quello che è raffigurato, ma vi è di più: l'idea, il pensiero e la passione che sfocia nella creatività che abbiamo cercato di catturare traducendola con l'aiuto di pennello e colori. Pertanto la tela diventa spazio delle nostre emozioni e stati d'animo per esaltare le emozioni prodotte dalle nostre personalità. Siamo onorati di poter avvalerci dell'arte per contribuire a una così nobile causa. Infatti, il ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto all'AICI, Associazione Italiana Ricerca Contro il Cancro. Dunque, arte come riflessione e salvezza, arte come strumento che cambia la società e il mondo, o quantomeno si illude di farlo in libertà. Mettiamo a disposizione l'arte, la nostra arte, per Cariati e per il recupero e la valorizzazione del suo antico splendore. Ringraziamo per averci fatto sentire importanti protagonisti, tutti coloro che ci fanno partecipare la loro considerazione attraverso la quale ci sentiamo persone. Questo è importante. Siamo grati all'amministrazione comunale di Cariati, all'associazione Vivi il Centro Storico, alla direzione della casa di reclusione di Riossano, per averci consentito, nonostante le mille difficoltà, di consentire l'accesso al prezioso laboratorio di pittura dove abbiamo realizzato le tele. Infine, desideriamo estendere un affettuoso ringraziamento all'instancabile Don Piero Frizzarini. Qui un applauso lo dobbiamo fare a Don Piero, perché è veramente instancabile in quest'opera che sta svolgendo nel nostro carcere di Rossano. Cappellano della casa di reclusione di Rossano, che guida spirituale per tanti di noi. Grazie di tutto, grazie alla comunità cariatese. Il mondo non c'è niente di più sicuro dell'arte, e niente è meglio dell'arte per tenersi in contatto col mondo. Qualsiasi rappresentazione artistica tende a migliorare gli uomini e la dimensione in cui vivono. Fare arte in carcere può significare che l'uomo della pena riscatti temporaneamente il suo involontario isolamento. Il detenuto che dipinge dentro è il frutto di un fuori che non può essere dissolto. Dipingere un quadro offre un doppio sostegno a chi è in cella a scontare una pena: permettere il libero flusso di emozioni e sentimenti e spingere alla collaborazione e solidarietà. Questa è un'iniziativa di particolare pregio, perché costituisce un momento di incontro e di scambio fra due comunità, quella reclusa e quella libera. Ringrazio quanti, attraverso la promozione, il contributo e l'autorevole presenza, hanno voluto portare al centro dell'attenzione un luogo e persone quasi sempre lasciati nell'oblio. Thank you.
da Cavalier Aversente, sponsor ufficiale di questa manifestazione Cariati in Arte, sensibile all'arte, sensibile a queste forme di manifestazione. Che cosa vi porta, diciamo, a questa partecipazione? Buonasera a lei e buonasera a tutti gli amici di Cariati. Diciamo che oggi è molto importante vivere e fare qualche cosa per il sociale. Io ringrazio l'amico Nicola Gazio che è stato il promotore di questa manifestazione, e quindi queste manifestazioni, secondo me, ce ne vorrebbero tante, sono manifestazioni che vanno aiutate ed incentivate. Onorevole Morelli, buonasera. Per il secondo anno presenta questa manifestazione Cariati in Arte, dove vi è una promozione dei talenti artistici, ma vi è anche, diciamo, un occhio rivolto verso determinate problematiche sociali. Vi è soprattutto la inclusione sociale di coloro i quali, per scelte di vita, per sbagli commessi nella loro vita, per errori che comunque la vita ha comportato, si trovano in condizioni di disagio, ovvero nelle case circondariali di Rossano. Ecco, questa sera loro non sono presenti, l'anno scorso vi ricordo erano presenti, però sono presenti questa sera le loro opere. Le loro opere stanno a significare sostanzialmente un atto di inclusione, un atto concreto, un vero, vivo, di inclusione sociale. Noi dobbiamo favorire questa loro inclusione sociale attraverso atti concreti e conseguenze pratiche. Il volontariato c'è chi lo dice e c'è chi lo fa. L'associazione Vivi il Centro Storico di Cariati lo fa in modo concreto, facendo sentire la dignità di uomini anche a coloro dei quali molte volte si sentono vinti dalla vita, e vinti dalla vita non lo sono. Sono semplicemente delle persone che hanno commesso gli errori nel loro percorso di vita, e noi abbiamo il dovere di cercare di aiutarli soprattutto ad inserirsi in modo dignitoso. Direi che possiamo dare il via a questa magnifica serata e alla terza edizione di Cariati in Arte. Questa serata è stata organizzata dall'associazione Vivi il Centro Storico, in collaborazione con l'Istituto Penitenziario di Rossano e l'amministrazione comunale di Cariati. Come forse molti di voi sanno, l'associazione Vivi il Centro Storico si propone di portare l'arte tra le vie della città, per risaltare con la pittura le peculiarità, le luci e le ombre del patrimonio storico-artistico cittadino. Una sezione speciale di questa terza edizione è rivolta ai soggetti reclusi presso l'Istituto Penitenziario di Rossano, perché promozione territoriale, valorizzazione degli scorci del borgo antico, recupero ed inclusione sociale sono gli obiettivi del concorso di pittura estemporanea Cariati tra storie e scorci prospettici. I vincitori sono stati selezionati come ogni anno da un'autorevole giuria, composta da una parte tecnica e una popolare. Vorrei chiamare qui sul palco per la premiazione del più giovane dei partecipanti, cioè l'artista Vincenzo Mazzuca, di soli 11 anni, e il signor Cavalier Giorgio Aversente. Ti sei divertito? Sì. A dipingere questo quadro? Sì. Ci hai messo tanto? No. Ma dipingi da tanto tu? Da quando avevo 18 mesi. Ah, 18 mesi, da neonato avevi già in mano il pennello, bravissimo. Prego, prego, ti premiamo. Bravissimo, complimenti. Vincenzo, l'ho visto prima, sei un ragazzo meraviglioso. Io ti faccio i migliori auguri e ti dico un in bocca al lupo. Non hai vinto adesso, ma vincerai in seguito, perché onestamente sei un ragazzo meraviglioso con un talento meraviglioso. Tanti, tanti auguri. Tanti auguri. Grazie, grazie. Buona serata e buone cose a tutti quanti. Grazie. Grazie. Intanto chiamo qui il signor Nicola Gazio, membro dell'associazione Vivi il Centro Storico, per la premiazione del terzo classificato. Il commendatore, come ha saputo che cosa era l'intendimento di questa manifestazione, ha detto: te la sponsorizzo io. Se non era per il commendatore, questo oggi non era possibile realizzare. Grazie commendatore. Siete troppo buoni. Se non era per te, che sei veramente una persona.
sera eccezionale, grazie, grazie a voi, grazie a tutti, grazie, buona serata, buone cose. Adesso premiamo il terzo classificato. Vince il premio in denaro di 100 euro. Come terzo classificato, la signora Tucci Isabella. Un applauso, prego. Grazie. 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 Allora, per il terzo posto abbiamo consegnato la somma di 100 euro con un attestato di partecipazione. Mi corre l'obbligo di dire che se questo è possibile realizzarlo, non è soltanto per Nicola Gazio o senza nessun altro, se non ci fosse stato il mio grande amico Genesio Ciccopiede. La scarpetta all'ombrero li va, che ste moda di zingara. Zingarella, anima bella, bene mi st'anima consola. Zingarella, anima bella, bene mi st'anima consola. Era zingara, ora cazzetta, bravo lo zingaro ce la dà. La cazzetta, la gamba, la setta, la scarpetta all'ombrero li va, che ste moda di zingara. Anima consola, Zingarella, anima bella, bene mi st'anima consola. Mariti mi aiuta l'America e non mi ha scritto, non faccio che manganza l'hai fatto. Caterine, zi, zi, Caterine, za, za, Caterine, zi, zi, Caterine, za, za. Un l'hai fatto provvinente? Non sulla manganzetta io fatto, abbiamo figli e moni degno quattro. Caterine, zi, zi, Caterine, za, za, Caterine, zi, zi, Caterine, za, za. Del secondo classificato. Nel frattempo chiamo qui sul palco l'avvocato Assunta Trento, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Cariati, in quanto cittadina delegata allo spettacolo. Vince il premio in denaro di 250 euro come secondo classificato il signor Fuoco Gabriele. Un applauso, signori. Allora, questo è l'attestato. Bravo. Il secondo posto classificato. Bello, abbastanza bello, devo dire. Il primo premio in denaro di 100 euro come terzo classificato è stato vinto dal signor Gravina Luca. Il secondo premio in denaro di 200 euro è stato vinto dal signor Musone Giovanni. Il primo premio in denaro di 300 euro è stato vinto dal signor Lotauro Salvatore. Buonasera a tutti, ecco, ringrazio per l'invito e sono qui comunque a rappresentare il cappellano del carcere. Ecco, sono supplente in questo periodo, se mi tieni, ecco, grazie. Quindi ritengo che saranno loro stessi nel messaggio che hanno inviato ad esprimere e a far capire, ecco, come considerano questa iniziativa. Io personalmente lodevole, bella e significativa e importante, non solo per il centro storico di Cariati ma per tutta, ecco, il circondario. È un'iniziativa veramente bella che fa rivivere determinate, ecco, cose che oggi stanno un pochettino scomparendo. Questo per noi invece è importante, riprenderli e portarli avanti con tenacia e con caparbietà, come fa l'associazione, ecco, che penso che sia rappresentata da Nicola, da Genesio e da tanti altri amici che, ecco, e poi, ecco, sono cose che sicuramente coinvolgendo, ecco, la casa di reclusione è un modo un po' particolare che ci fa capire, ecco, il mondo che si vive lì dentro, perché è una vera e propria realtà che noi viviamo all'esterno ma loro internamente la vivono con tanti sentimenti. Io stamattina, celebrando la messa, ho dato a loro questo annuncio delle premiazioni e non vi dico l'esultanza, ma non tanto del premio in sé, ma dell'essere presi in considerazione ed aver dato loro delle possibilità che, ecco, in tante circostanze, ecco, vengono invece reclusi, vengono, ecco, abbandonati.
Bene, adesso credo che sia giunto il momento forse più atteso della serata, ossia la premiazione del primo classificato. Chiamo sul palco l'onorevole Franco Morelli, presidente della Commissione Bilancio della Regione Calabria. Un applauso, grazie. Vince il primo premio in denaro di 500 euro il signor Tucci Michele. Un applauso, signore, è stato il primo classificato. Grazie molte. Caro primo vincitore, primo premiato, innanzitutto vi do questo perché è pesante. Poi vi do il primo premio, che è la cosa più importante, è la cosa. Poi datevi un bacetto. Io vorrei trattenere ancora qui un secondo sul palco il vincitore di questa edizione, che sarà abbastanza emozionato, anche se non sbaglio, è il vincitore per la seconda volta consecutiva di questa edizione, quindi è ormai un artista, un professionista affermato, per cui chiedo un ulteriore applauso per lui e invito la signora Isabella Tucci a dire due parole a favore di questo artista. Prego. Mio fratello, insomma, non è il primo premio che vince, insomma, un artista abbastanza, secondo me, è molto bravo. Infatti, mi è molto emozionato, ha detto a me di parlare per lui. Niente. Grazie. Complimenti a Cariati per la bellissima manifestazione. Noi parteciperemo sempre, grazie.